La dannazione è la storia del congresso di Livorno del Partito Socialista del 1921, quando si consumò la scissione più storica, una delle tante scissioni della sinistra italiana, che portò alla nascita del Partito Comunista. Siamo a poca distanza dalla rivoluzione bolscevica di Russia del 1917, c'è la pressione di Lenin sui socialisti italiani perché seguono la strada di Mosca e gli ordini di Mosca, anche perché i sovietici hanno la convinzione che l'Italia sia il primo posto dove potrebbe maturare una situazione rivoluzionaria. È tratta da un libro che ho scritto nell'anniversario, nel centenario del 1921, ma naturalmente dal congresso di Livorno allarga alla dannazione della sinistra, come dice il titolo, cioè questa spinta a dividersi continuamente tra riformisti e massimalisti, tra comunisti e socialisti, a non trovare un momento di unità, nemmeno nel momento in cui il fascismo bussa alle porte del Teatro Goldoni dove si svolge il congresso, il fascismo che sta prendendo forza ogni giorno di più e che nell'ottobre, il 28, arriverà la marcia su Roma.